Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura parliamo di ricostruzione. Entro il 2025 l'ufficio speciale per la ricostruzione conta di chiudere l'ultimo cantiere nel cratere aquilano. Si procede bene, afferma Paolo Esposito. Intanto nel comune di Castel del Monte c'è una nuova iniziativa, il servizio di Daniela Rosone. 1250 cantieri aperti tra cratere e fuori cratere, con una media di ammissibilità al contributo di 30 milioni al mese e una proiezione di 350 milioni l'anno per la ricostruzione privata. Numeri snocciolati da Paolo Esposito e dal suo ufficio speciale per la ricostruzione, con buone notizie che arrivano anche per la ricostruzione pubblica. Sulla pubblica buone notizie, perché in questi giorni ci sarà una CIPE che assegnerà altri fondi sull'edilizia scolastica e sulla ricostruzione pubblica della cratera. La previsione è di chiudere l'ultimo cantiere entro il 2025, ma sono dati in continua evoluzione, spiega. Sì, noi questa sera sul sito web mostriamo la pagina OpenUSRC in cui, cliccando la parolina target, si vede che prevediamo 2022, inizi del 2023, ultima ammissione contributo, mediamente 2025, ultima chiusura cantiere. Ovviamente è un dato medio, io dico sempre, poi bisogna andare a vedere comune per comune. Intanto a Castel del Monte, bellissimo borgo dell'Aquilano, il sindaco propone un azionariato diffuso per riportare le case ad essere abitate 365 giorni l'anno. Questo si può fare con una proposta che io farò, sto facendo ai miei cittadini, di un azionariato diffuso, cioè costituire, mettersi insieme per far utilizzare le nostre seconde case nei periodi in cui il proprietario non torna a fare turismo a Castel del Monte, quindi nei mesi che non sono agosto ma sono ottobre, novembre e altri periodi, diamo queste case alle famiglie. Ci sono molti in Europa, in paesi europei, che vengono utilizzate, specialmente in Inghilterra. La famiglia vuole vivere nel borgo, vuole essere una famiglia del residente. Beh, si costituirà questa società dove il proprietario metterà a disposizione il proprio immobile e quindi poi questa società gestirà queste strutture, queste seconde case, dandole in affitto. Quindi sarà una normale attività commerciale e alla fine, tolto le spese, quello che rimarrà sarà anche un introito che tornerà alle famiglie, anche per pagare casomai la tassa dei rifiuti, l'energia elettrica e altre cose. Ed ora una notizia di cronaca: i quattro nuclei agroalimentare e forestale provinciali del Corpo Forestale dello Stato, coordinati dal Comando regionale Abruzzo, hanno controllato in regione 15 centri ortofrutticoli, denunciando all'autorità giudiziaria il detentore e il produttore di un lotto di fragole coltivate nel pescarese che all'esito delle analisi hanno superato i limiti di legge di ben 100 volte per uno specifico antiparassitario. I campioni di frutta prelevati dai forestali per verificare il quantitativo dei prodotti fitosanitari presenti negli alimenti sono stati analizzati nei laboratori dell'IZS di Teramo ed hanno dato esiti rassicuranti. Altri 6 campioni hanno fatto emergere valori molto al di sotto dei limiti massimi residui previsti dalla normativa italiana. Andiamo avanti. L'Abruzzo può contare su 590 milioni di euro di fondi di coesione 2007-2013. Oggi in regione a Pescara sono stati illustrati gli interventi. I dati, le cifre e lo stato di attuazione degli interventi destinati a promuovere l'infrastrutturazione e lo sviluppo economico dell'Abruzzo, oltre alla coesione territoriale e sociale. I consiglieri regionali del Partito Democratico Luciano Monticelli e Camillo D'Alessandro hanno tracciato un consuntivo di quanto speso dei fondi europei. Risorse, quelle del finanziamento europeo, ormai rimaste praticamente le uniche a poter finanziare investimenti pubblici sul territorio. Beh, 590 milioni che già sono nell'economia abruzzese hanno generato cantieri aperti e da aprire e quindi lavoro e occupazione. Quando noi vediamo un tendenziale più e aspetti macroeconomici positivi della nostra regione, dipendono anche dal fatto che qui dentro si inietta economia, ma è anche un segnale straordinario per chi è impresa e per chi vuole diventare impresa o venire a investire in Abruzzo. Qui noi abbiamo la possibilità per le future programmazioni di dimostrare alle imprese che vogliono investire nella nostra regione che le risorse che abbiamo le sappiamo spendere.
Ma diciamo che questa nuova amministrazione dal 2014, appena si è insediata, ha avuto un rapporto forte con l'Unione Europea. Io stesso ho accompagnato più volte come Presidente di Commissione Affari Europei il Presidente D'Alfonso, il Dottor Giovanni Savini, Camilla D'Alessandro e tanti altri ad avere un colloquio stabile e duraturo affinché dai 170 cui erano programmati la metà del 2015 si arrivasse a chiudere entro il 31 dicembre 2015 i 590 milioni in dotazione all'Abruzzo sull'FSC. Riqualificare e valorizzare l'area dismessa dell'ex cementificio di Pescara concependo un nuovo modello culturale di recupero basato sul confronto e sulla condivisione del passato con il futuro. È la sfida che ha lanciato il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso in occasione del sopralluogo di cui state vedendo le immagini avvenuto oggi nell'area dell'ex cementificio di Via Raiale alla presenza del sindaco di Pescara Marco Alessandrini, del presidente del consiglio comunale Antonio Blasioli, del presidente della provincia Antonio Di Marco e del deputato Gianluca Fusilli, oltre ai tecnici e agli architetti del comune riuniti per programmare il recupero dell'area. È uno dei luoghi simbolo di Pescara e dell'area metropolitana, ha detto il presidente. Per questo motivo non possiamo solo assistere alla decadenza, ma dobbiamo riacquisire questo spazio intriso di storia e valori per la città. Il sopralluogo è stato guidato dall'ingegnere Stefano Pellino, dirigente della Cementir, la società che ha acquisito le altre proprietà della SACCI. Ed ora ci occupiamo della sanità. In Regione Abruzzo si è svolta una riunione tecnica per quanto riguarda l'ospedale di Popoli. Servono misure di adeguamento. Il futuro assetto del presidio sanitario di Popoli è stato al centro di un tavolo di lavoro che ha visto confrontarsi il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, il direttore generale della ASL di Pescara Armando Mancini, il deputato Antonio Castricone e il consigliere regionale Alberto Balducci. A seguito del processo di riconversione, l'ospedale di Popoli risulterà costituito dalle unità di riabilitazione intensiva dedicata al trattamento specifico di postumi di patologie cardiologiche, respiratorie ed ortopediche post-chirurgiche e riabilitazione nutrizionale 40 posti letto e dell'unità post-acuzie di alta specialità per gravi cerebrolesioni acquisite 30 posti letto. Entro il 2016 partiranno gli studi per la messa in sicurezza della struttura rispetto al rischio sismico, mentre entro il 2017 si darà il via alla gara per gli interventi legati all'adeguamento alla normativa antincendio. Infine, per l'adeguamento dei posti letto dedicati alle gravi cerebropatie acquisite, è a disposizione circa 1 milione di euro per lavori che sono stati già appaltati. Il presidente della giunta regionale D'Alfonso, dal canto suo, ha confermato la volontà di far approvare in tempi brevi una specifica delibera di giunta per ciascuno dei presidi sanitari in cui ricomprendere il cronoprogramma degli interventi necessari per la loro piena funzionalità. Diffamazione aggravata a mezzo stampa, e questo è il reato ipotizzato dalla procura aquilana nei confronti della senatrice Stefania Pezzopane e del suo compagno Simone Coccia, con l'aiuto iscritti nel registro degli indagati a seguito di una denuncia. La parte offesa è Alessandro Maiorano, 55enne, nato a San Casciano in Val di Pesa, in provincia di Firenze, residente a Prato, difeso dall'avvocato Luca Di Carlo. Titolare del procedimento è il PM David Mancini. In particolare Maiorano sostiene che Coccia Colaiuta, tra i due ci sono diverse denunce reciproche, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un estratto del suo casellario giudiziario nel quale venivano elencati una serie di carichi pendenti che graverebbero sullo stesso toscano. Un progetto sociale che durerà 6 mesi sarà messo in campo dall'amministrazione comunale di Pescara per dare un segnale anche alla sicurezza in città. Verrà istituito un posto fisso di polizia municipale al fianco della biglietteria nell'area di risulta. Il sindaco ribadisce che a Pescara si osserva un sostanziale calo dei reati. Paolo Renzetti. Sindaco Alessandrini, i numeri dicono che a Pescara si registra un calo sostanziale dei reati, eppure si parla del problema sicurezza, e voi siete oggi qui per presentare alcune misure che metterete in campo proprio per il problema sicurezza. Fra queste anche l'istituzione di un posto fisso di polizia municipale presso le aree di risulta. Ma facciamo una piccola premessa. La paura è un sentimento dominante oggi della nostra società, e qualcuno cavalca la paura, la strumentalizza perché pensa di poter lucrare un vantaggio politico in termini competitivi. Al netto di tutto questo, però, la situazione impone a chi ha responsabilità pubbliche due linee d'azione. Naturalmente la repressione, e da ciò il senso
il potenziamento dell'illuminazione pubblica, la presenza della polizia municipale, la presenza di una macchina con un lampeggiante che favorisca per esempio alle 9 il ritorno alle automobili di quanti le hanno parcheggiate per poter lavorare nelle attività del centro. Lavoriamo sulla presenza fissa di un posto di polizia nella biglietteria, ma siamo anche consapevoli che all'attività di repressione si debba affiancare all'attività di prevenzione. Oggi presentiamo un progetto importante, cui abbiamo lavorato con la Caritas e con l'associazione On the Road, per mappare il fenomeno dei senza fissa dimora, per cercare di prevenirlo, per conoscere queste persone e per, se possibile, indirizzarsi verso strutture, evitando così la vita all'aperto, che però, come sappiamo, talvolta è una precisa scelta culturale. Tutto questo in un'ottica integrata, perché per combattere questo senso di paura bisogna prevenire e reprimere. E adesso ci spostiamo a Chieti, dove è caos per le tariffe dei servizi scolastici. Il Partito Democratico attacca l'amministrazione di Primio relativamente agli aumenti deliberati proprio per i servizi scolastici e al caos che si sta determinando per l'annuncio fatto dal Comune di una possibile revisione degli aumenti. Sentiamo. Genitori alle prese con il rebus delle tariffe da pagare per usufruire dei servizi scolastici ed uffici comunali che cambiano versione giorno dopo giorno. Il Partito Democratico di Chieti descrive una situazione caotica in città a poche settimane dall'avvio dell'anno scolastico. Attualmente resta in vigore la delibera dell'amministrazione di Primio che alza le tariffe dei servizi scolastici trasporto, mense e asili nido, anche se le stesse potrebbero essere oggetto di revisione, come annunciato dal Comune, per non pesare troppo sulle tasche delle famiglie. Ma è proprio questa indecisione, secondo i consiglieri comunali democratici, a creare problematiche ad uffici e genitori. Alcuni uffici, cioè quelli del comune, dicevano di pagare la cifra dell'anno scorso, mentre se andavi a Teatro dei Servizi per pagare, giustamente, non avendo annullato la delibera, rimanevano in vigore gli aumenti che sono stati fatti nel mese di maggio. Oggi invece la versione cambia, oggi si dice di aspettare dopo le ferie che forse qualcosa cambierà. Ma questo è veramente inaccettabile, perché si va a incidere sulle scelte delle famiglie. Alcune famiglie hanno deciso di non iscrivere i loro figli al tempo pieno perché non si potevano permettere di pagare il costo del pasto così come aumentato. Allora mi chiedevano, se poi cambia la tariffa il giorno prima dell'entrata della scuola, io posso riscrivere mio figlio al tempo pieno? Questo è il caos che si sta generando, come chi non sta iscrivendo i figli al nido perché si è raddoppiata la tariffa. Quindi veramente l'amministrazione comunale va in ferie. I cittadini vengono lasciati da soli senza una decisione. Andiamo a Teramo, novità per quanto riguarda la cura del verde pubblico. L'amministrazione comunale ha presentato questa mattina al parco fluviale del Vezzole i nuovi mezzi a disposizione degli operatori. Da acquistare un minimo di attrezzature che ci permetteranno di risolvere molti problemi del verde, perché io quando sono entrato ho detto che il verde non deve essere un problema, ma deve rappresentare anche l'immagine della città. Attraverso queste attrezzature che prima non avevamo, aggiungendo anche tre nuovi operai attraverso gli LSU, noi riusciremo a mantenere, come avete visto stamattina, il verde in maniera accettabile, in particolar modo sul parco fluviale, che deve diventare una risorsa, è lo specchietto della città, ma anche su quelle aree in piano, in particolar modo i parchi gioco, dove voi sapete benissimo che i bambini sono gli unici spazi che hanno a disposizione. E non si poteva entrare la mattina a scaricare, come voi vedete qui stanno facendo delle potature, una volta riempiti i porterini praticamente loro dovrebbero scaricare, se non possono scaricare è evidente che bisogna fermarsi e quindi non possono lavorare più. Abbiamo iniziato interlocuzione con la TEAM, che sono stati molto disponibili. Devo dire che ci hanno spiegato che la mattina non potevano entrare perché c'era un'interferenza sui luoghi di lavoro e quindi un problema legato alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Allora diciamo che ho proposto di poter metterci a disposizione un container nel nostro magazzino in via Orto Agrario. Questa mattina ci sarà la consegna, questo ci permetterà ai nostri operai di non fermarsi perché non possono più scaricare, ma scaricheranno nel container che una volta che sarà pieno la TEAM verrà a prendere e ne darà uno vuoto, e allo stesso tempo con questa operazione semplice noi abbiamo recuperate tantissime ore di lavoro che prima magari non si potevano sfruttare perché non avevano la possibilità di poter continuare a lavorare perché non potevano scaricare. Quindi attraverso i mezzi, attraverso
diciamo, la concessione di questo container, noi durante l'anno avremo molte ore in più a disposizione per la cura del verde con i nostri operai. Il risparmio maggiore ci sarà attraverso l'efficienza del nostro servizio. Il 19 di agosto, in occasione della festa dei negozi a Pescara, sarà possibile parcheggiare gratis. L'iniziativa, fortemente voluta dall'assessorato ai grandi eventi, ha trovato il favore delle associazioni di categoria. Si susseguono gli eventi a Pescara in questa estate, uno importante in programma il 19 agosto, la notte dello shopping. Assessore, ci sarà anche una gradita novità perché i parcheggi saranno completamente gratuiti. Sì, tanti appuntamenti. Dopo il Ferragosto, il 19 arriva Pescara Shopping, un evento dedicato esclusivamente al commercio, alla zona pedonale della città, al nostro centro commerciale naturale, in accordo con tutte le sigle delle associazioni di categoria che ringrazio, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA, daremo la possibilità di, in questa giornata di shopping, dei parcheggi gratuiti nell'area di risulta a partire dalle ore 17, organizzeremo dei microeventi e daremo la possibilità nelle vie di pregio di organizzare degli eventi ai commercianti occupando il suolo in maniera gratuita e anche i diritti SIAE. È un'occasione buona in quest'estate ricca di appuntamenti, peccato per il maltempo che ci ha creato qualche problema, per rilanciare quelle che sono le tematiche del commercio. L'incontro di ieri è servito con le associazioni di categoria per programmare anche il futuro e la stagione natalizia. Noi abbiamo messo a disposizione da subito 70.000 euro per le luminarie, porteremo a Pescara un grande evento con luci d'artista e saremo la terza città in Italia, e poi per il centro commerciale naturale da subito 50.000 euro entro fine anno, che concorderemo la spesa con un intervento immediato con le associazioni di categoria e con le esigenze dei commercianti stessi. È importante, e voi lo state facendo da tempo, fare rete e lavorare in sinergia con le associazioni di categoria. Noi vogliamo lavorare in sinergia con le associazioni di categoria, con i commercianti e con tutti quelli che hanno a cuore il bene, il progresso, il futuro di questa città. Lo stiamo facendo anche con il binomio eventi-commercio, che significa rilanciare l'attrattività della città stessa. È stata una buona occasione la notte dell'Adriatico, sarà una buona occasione il 15 agosto dove arriverà in città Paola Turci ed Ellen Alien, quindi due eventi di grande rilievo. Il 20 agosto avremo Fiorella Mannoi e poi la Regione ha anticipato oggi che il 4 settembre ci sarà l'apertura dell'Open Day Winter con un concerto straordinario con Goran Bregovic all'Arena del Mare. Insomma, una stagione di grandi appuntamenti che vuole rilanciare la funzione attrattiva della città, che poi significa incidere sull'assetto economico. Dopo Ferragosto a Torricella Peligna, appuntamento con il festival letterario dedicato alla figura di un grande della letteratura, oltre che sceneggiatore italo-americano, John Fante. Omaggio ad uno dei talenti più puri della letteratura mondiale, lo scrittore italo-americano John Fante. E questo è l'obiettivo del concorso letterario che si inserisce all'interno del festival Il Dio di mio padre, in programma a Torricella Peligna, in provincia di Chieti, dal 19 al 21 di agosto. Torricella Peligna custodisce le radici italiane di John Fante, nato a Denver nel 1909. Il padre, Nick, muratore di Torricella, come tanti nei primi del Novecento, era emigrato dal meridione in cerca di fortuna negli Stati Uniti. La scelta del festival di dedicare un premio letterario ad un'opera prima e a un autore emergente non è casuale, ma ispirata al celebre personaggio fantiano di Arturo Bandini, l'aspirante scrittore di origini italiane che tenta di farsi strada nella Los Angeles degli anni 30. Un festival arrivato alla sua 11ª edizione che presto potrebbe essere istituzionalizzato dalla Regione Abruzzo attraverso una legge regionale. Io non credo che siano tantissime le iniziative di questa densità, di questa capacità di coinvolgimento e anche di questa capacità di immaginazione che arriva molto lontano rispetto al punto di partenza che è l'Abruzzo. Per questo voglio ringraziare il Comune, il Sindaco, le realtà associative che concorrono, poiché questi miracoli sono il frutto di passione, di competenza, di dedizione e anche di attaccamento. E voglio anche mettere in evidenza come questa iniziativa non si determini a New York, ma a Torricella Peligna, a dimostrazione che non è vero che essere piccoli significa essere insignificanti, quando si ha un messaggio di valore. Colledara ospiterà dal 16 al 19 di agosto prossimo della Porchetta, uno degli appuntamenti clou dell'estate in provincia di Teramo. Quella dei maestri porchettai, infatti, è un'arte che dura da 150 anni.
Sedicesima edizione della Sagra della Porchetta a Colledara, una tradizione, sindaco, che dura da 150 anni e che viene riproposta ogni anno nel vostro centro. Sì, quest'anno con la sedicesima edizione riproponiamo una manifestazione che ormai è diventata un classico per il comune di Colledara, dove mettiamo a disposizione la gente la nostra... il nostro prodotto migliore del luogo. La porchetta che rappresenta uno dei simboli culinari della nostra regione, ci saranno tanti maestri della porchetta proprio in questa sagra? Sì, noi ogni sera avremo 8 diciamo, stazioni dove poter degustare il nostro prodotto tipico che rappresenta la peculiarità del nostro territorio. Alberto D'Alberto, uno dei maestri e porchettai che parteciperà a questa sagra di Colledara, lui rappresenta l'associazione dei maestri della porchetta, sì. Perché ricordiamolo, questa è un'arte, cucinare, preparare una buona porchetta oggi è un'arte. È veramente un'arte, questi porchettai di Colledara nel tempo hanno solidificato veramente e ne hanno fatta un'attività che conducono da molto tempo e che guidano molte famiglie nel nostro territorio. Ricordo il presidente di questa manifestazione, Giampaolo Mercuri, che ogni anno mette veramente a disposizione anima e cuore per realizzare questo evento nel migliore dei modi. Ed ora siamo allo sport, il calcio di Serie A in primo piano con il mercato del Pescara. Ieri primo allenamento per Norbert Gjomber, nuovo acquisto del Delfino proveniente dalla Roma. Lo slovacco potrebbe esordire già domani sera in Team Cup contro il Frosinone. Norbert Gjomber è finalmente un giocatore del Pescara, arriva dunque a conclusione una trattativa che andava avanti da qualche settimana, ma che per Oddo e per i tifosi del Pescara si conclude con un lieto fine. Ieri il primo allenamento al Poggio degli Ulivi per lo slovacco proveniente dalla Roma. Gjomber arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto e ha già scelto il numero che troverà stampato sulla sua maglia, la numero 37. Lo spazio alla Roma si era davvero fatto irrisorio, mentre i biancazzurri potranno garantirgli un palcoscenico da protagonista. Peraltro, in questo momento, con Campagnaro e Fornasiera ancora out, con Coda a mezzo servizio, non è escluso, anzi è molto probabile, che Gjomber possa essere già in campo domani sera, quando il Delfino farà il suo esordio ufficiale nella nuova stagione nella sfida di Team Cup contro il Frosinone dei tanti ex, a partire da quel Pasquale Marino, arrivato nel 2013, proprio dopo l'amara retrocessione dalla massima serie. Per Gaston Silva invece bisognerà attendere proprio la fine del weekend dedicato alla Coppa Italia, perché il Torino, con Molinaro fuori, non lo lascia partire prima della prossima settimana. Poi arriverà in Abruzzo a rinforzare l'asse mancino di difesa. Rimane sempre calda la pista che porta ad Alberto Aquilani, ma il centrocampista romano deve prima liberarsi dal vincolo che lo lega allo Sporting Lisbona per poi accettare l'offerta biancazzurra. Anche se a centrocampo la Juventus ha proposto Luca Marrone, che probabilmente non infiamma le fantasie della dirigenza del Pescara. L'intesa con l'Inter per Yao e Gnucuri c'è da tempo. Frank De Boer, appena arrivato, darà certamente l'ok alle partenze dei due giovani in direzione Stadio Adriatico. Davanti c'è ancora da lavorare per trovare l'uomo o gli uomini giusti in grado di completare il reparto. Trotta è l'uomo più vicino, col Sassuolo che vorrebbe prendere Matri per poi liberare la punta. Iemmelo, bomber del Foggia, ma di proprietà dello Spezia, è sotto i riflettori, ma bisogna trattare coi liguri, magari inserendo nella trattativa Dario Zuparic. Questo è il servizio di Jacopo Forcella, da cui ci arriva anche una notizia dell'ultima ora, sempre per quanto riguarda il mercato del Pescara. Altro colpo in entrata del Delfino, molto vicino al croato dell'Ajax, Robert Muric. Nonostante i 2 anni di contratto con i Lancieri, il ventenne esterno d'attacco è pronto a trasferirsi in biancazzurro in prestito con diritto di riscatto, con la possibilità dunque per il Pescara di acquisire alla fine della stagione il cartellino del calciatore. Come detto, domani ci sarà la partita di Team Cup tra Pescara e Frosinone, tutto pronto allo Stadio Adriatico Cornacchia, rinnovato per l'occasione, per la nuova stagione di Serie A, tutto pronto anche sul manto erboso che aveva fatto slittare, anzi cambiare sede la partita con il Celta Vigo e slittare la presentazione della squadra. Sentiamo l'assessore Diodati.
Assessore Diodati, fra poche ore ci sarà l'esordio stagionale del Pescara allo Stadio Adriatico. L'amministrazione comunale ribadisce che la partita di Coppa Italia con il Frosinone si giocherà allo stadio. C'è ancora qualche piccolo lavoro da completare, però la struttura è pronta. Ma sì, i lavori, insomma, diciamo che la buona parte dei lavori oramai è completata. So che già ancora in questo momento ci sono delle squadre che stanno portando a termine gli ultimi piccoli lavori di risistemazione, ma noi ci presenteremo già domani col nuovo look del nostro stadio e domenica prossima con la prima partita in Serie A, insomma, tutto sarà assolutamente pronto e se ci sarà ancora qualche piccola cosa da sistemare la sistemeremo in questa settimana. Il campo è stato completamente rizzollato, per cui voglio dire adesso qualche piccolo problema dal punto di vista estetico il campo lo presenta, però già dalla prossima settimana, fra una settimana e 10 giorni, sarà tutto assolutamente in linea e perfetto per poter accogliere la Serie Acque Pescara. Stadio Adriatico, assessore, che ospiterà anche, si attende solo l'ufficialità, la prima partita casalinga del Crotone che dunque giocherà all'Adriatico. Sì, noi abbiamo un rapporto, insomma abbiamo avuto comunicazione da parte dell'amministrazione comunale di Crotone che loro forse non riusciranno a concludere i lavori di sistemazione dello stadio sicuramente per la prima partita, per cui insomma accoglieremo molto volentieri e ci sarà l'opportunità per i tifosi pescaresi di poter andare a vedere un'altra partita di Serie A. Ed ora ci occupiamo della Lega Pro e del Teramo, sorteggiati ieri pomeriggio i calendari per il Diavolo esordio in Lombardia contro il Lumezzane, la prima al Bonolis, la settimana successiva contro il Bassano, alla nona la sfida contro il Venezia di Inzaghi. La penultima gara per i biancorossi sarà con il Parma, super favorito per quanto riguarda la vittoria del campionato. Partirà dallo stadio Tullio Saleri di Lumezzane il cammino del Teramo nella prossima Lega Pro. La sfida contro i Lombardi sarà la prima di 38 appuntamenti che vedranno il Diavolo provare a riscattare una stagione opaca. Nel Teatro Regio di Parma il sorteggio dei tre gironi e per il Diavolo subito un test duro contro gli uomini di Antonio Filippini. L'esordio al Bonolis la settimana successiva contro il Bassano. Alla quarta, 14 settembre, primo turno infrasettimanale, il Diavolo se la vedrà tra le mura di casa col Modena appena retrocesso dalla Serie B, mentre dopo 4 giorni la partita speciale per Zauli, Ilari e Peterman al Valentino Mazzola contro il Sant'Arcangelo. Altro match dall'indubbio fascino all'ottava, in Abruzzo arriva il Padova con i biancoscudati veneti che stanno tentando una affannosa risalita verso palcoscenici di primo livello. La settimana successiva, 16 ottobre, trasferta contro una delle pretendenti al primo posto, il Venezia di Filippo Inzaghi. Altro match che sicuramente non deluderà le attese, quello del 13 novembre a Riviera delle Palme per un San Benedettese Teramo già da grande pubblico. La settimana dopo biancorossi che ospitano l'Ancona e poi si recano a Reggio Emilia per sfidare i Granata della Reggiana. La penultima giornata però, 11 dicembre, lo scontro che tutti aspettano al Tardini, va in scena Parma-Teramo prima di concludere il girone d'andata contro la Felal Pisalò in terra d'Abruzzo. Particolarità di quest'anno è il Boxing Day, come in Inghilterra si gioca durante le festività natalizie il 26 e il 30. A Santo Stefano inizia il girone di ritorno con la prima giornata, alla vigilia del nuovo anno la trasferta a Bassano. Tra i turni infrasettimanali, il 13 e 14 settembre, il 6 e 7 dicembre e il 4 e 5 aprile. Altra novità sarà il turnover. Un girone giocherà sempre di sabato per 3 mesi, gli altri 2 di domenica, poi il cambio fino alla chiusura del campionato. Si inizia domenica 28 agosto, stagione regolare che terminerà domenica 7 maggio, poi via playoff e playout sognando il salto in Serie B. Il Teramo è pronto a partire, anche se dovrà farlo senza Stefano Amadio, il centrocampista escluso anche dall'amichevole vinta a Morro d'Oro e destinato a fare le valigie e lasciare i biancorossi. Ancora un passettino indietro, scendiamo di categoria in Serie D, sorteggiati i calendari del campionato nazionale dilettanti con le abruzzesi che saranno impegnate in 2 gironi diversi. C'è subito un derby nel raggruppamento F all'Aragona di Vasto, il 4 settembre ci sarà Vastese-Chieti, esordi interni per San Nicolò contro la Fermana e per il Pineto contro il Campobasso. Nel girone G invece l'Aquila debutterà al Fattori con il Monterosi, trasferta invece a Sansepolcro per l'Avezzano. E a Chieti, riunione tecnica questa mattina in comune per l'utilizzo dello stadio Guido Angelini. Sono 4 le società
che hanno fatto richiesta di accesso e di utilizzo dell'impianto. L'assessore allo sport Viola ha risposto anche a quanto accaduto nella conferenza stampa dell'altro giorno fatta dalla nuova società della Chieti Calcio e da Mauro Giacomini, che aveva attaccato l'amministrazione comunale per non aver consentito l'accesso allo stadio. Sentiamo l'assessore Viola. Assessore, questa mattina c'è una riunione con le società di calcio per l'utilizzo dello stadio. Che cosa andrete a decidere? Decidiamo appunto come utilizzare al meglio questa struttura, atteso che ci sono quattro società che ci hanno fatto richiesta per utilizzare e poter giocare all'interno dello stadio Angelini. Quindi noi non avremo nessun tipo di problema, sicuramente riusciremo a trovare delle soluzioni. Qual è lo stato di salute dell'impianto? L'impianto sicuramente bisogna fare un minimo di manutenzione al manto erboso, per il resto l'impianto va bene, voglio dire, non ci sono grosse problematiche. Certo, un manto erboso comunque necessita di continua manutenzione. Una domanda anche su quanto sta accadendo per quanto riguarda la Chieti Calcio. Nella conferenza stampa la nuova società ha tirato in ballo il comune, insomma, dicendo in sostanza ci hanno messo i bastoni tra le ruote. Ma assolutamente no, noi come amministrazione comunale vogliamo favorire la pratica sportiva a tutti i livelli. E la Chieti Calcio, l'unico problema che c'è è che non aveva fatto per tempo la richiesta di utilizzo della struttura e per cui noi non potevamo fargli entrare senza comunque un'autorizzazione, ma non c'è nessuna volontà di mettere i bastoni tra le ruote a nessuno. Per noi siamo qui per aiutare le società sportive a fare sport. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle ore 19 e poi la terza edizione alle 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.